Abbiamo qui nello stand di redazione di Luminanzia la dottoressa Arianna Bolla, che è il presidente dell'AISA, che se non sbaglio nella definizione, dottoressa Bolla, è l'Associazione dei produttori di farmaci veterinari e dell'industria della salute animale, industria della più salute animale, precisamente. e a cui volevo fare un paio di domande perché è un momento in cui l'AISA, ma in particolare la sanità animale, sta un po' cambiando i paradigmi fondamentali, perché abbiamo delle sfide importanti da cogliere anche con rapidità, cioè abbiamo la sfida dell'antibiotico resistenza, abbiamo la sfida anche un ulteriore rafforzamento della sicurezza alimentare, quindi dei residui non solo negli alimenti ma anche nell'ambiente. E soprattutto siamo in una fase di, soprattutto nel comparto che ci riguarda, perché Ruminanzia si occupa di ruminanti da carne e da latte, siamo anche noi messi nella blacklist di un uso eccessivo di antimicrobici, anche se abbiamo pubblicato non più tardi di un paio di settimane fa la notizia appunto che in Europa comunque l'uso degli antimicrobici nelle produzioni animali è in diminuzione. Anche se abbiamo anche fatto un'analisi molto, molto semplice in collaborazione con AISA qualche mese fa, dove effettivamente il consumo degli antimicrobici nella vacca da latte, nella bovina da latte, è comunque estremamente contenuto. Però approfittiamo della presenza del presidente dell'AISA per capire un po' la situazione. Cioè, la prima domanda che volevo farle è questa qui. Quant'è la responsabilità effettiva delle produzioni animali nel fenomeno dell'antibiotico resistenza, dottoressa Bolla? Allora, sicuramente la veterinaria ha una parte in quello che è il male del secolo e che sarà il male dei secoli a venire, perché inizia ad assumere il problema dell'antibiotico resistenza, inizia ad assumere dei numeri importanti. E quindi è un problema di sanità pubblica a cui tutti dobbiamo dare il nostro contributo a risolvere. Sicuramente la parte della la veterinaria sta facendo, ha fatto e farà la sua parte. È inserita all'interno del piano nazionale sull'antibiotico resistenza. È stato chiesto di diminuire sulla base dati 2016 al 2020 del 30% del consumo di antibiotici negli animali, ma senza tenere conto anche dei dati che sono disponibili oggi, vale a dire che dal 2010 al 2016 abbiamo già calato del 30% l'uso dell'antibiotico. È più facile affrontare questo discorso dalla parte della veterinaria perché la gestione è abbastanza centralizzata. Quando si parla di umana, col fatto anche dell'autonomia delle varie regioni, ognuno ha i suoi sistemi, che forse è un po' più difficile che riescano a parlarsi. Resta il fatto che l'antibiotico resistenza è un problema. Se dico che è un problema di umana, non è perché voglio togliere la responsabilità alla veterinaria, ma sicuramente l'umana ha molto più peso, cioè l'uso dell'antibiotico in ospedale piuttosto che nelle comunità ha più peso dell'uso dell'antibiotico in veterinaria, dove se si pensa al controllo dei batteri che, come si dice, importanti per la veterinaria in termini di antibiotico resistenza per l'umano e quindi sanità pubblica, sono la salmonella e il campylobacter con i due commensali che sono il coli e l'enterococco. Siamo lì, non si parla di Klebsiella, non si parla di Pseudomonas, insomma di altri batteri che sono più Però, del comparto visto di che stiamo umana. in questa fase, dottoressa Bolla, in questo luogo qui è il tempio della vacca da latte, la fiera internazionale del bovino da latte, noi della filiera del latte, noi che siamo qui, possiamo fare di meglio secondo lei? Cioè, possiamo ulteriormente razionalizzare, non ridurre, sicuramente ridurre, ma non eliminare perché gli animali che si ammalano vanno curati. Noi abbiamo dei margini di miglioramento secondo lei? Secondo me sì, ma è un miglioramento che deve essere guidato da tutti, cioè in cui tutta la filiera, tutti non gli attori devono portare il loro contributo. Se pensa all'industria della salute animale, dovrà portare il suo contributo in termini di ricerca. Cioè,
quindi di ricerca di alternative, di ricerca di vaccini, anche di ricerca di nuovi antibiotici o nuove terapie, nuovo modo di, okay. Dal punto di vista dell'allevatore, ovviamente anche i sistemi di allevamento, piuttosto che dei tecnici, degli esperti o del veterinario, il benessere, la gestione proprio in sé dell'allevamento, secondo me ancora c'è del margine. Se guarda uno specifico settore, è probabile che magari sia arrivato al culmine, o comunque il margine di miglioramento è molto poco, ma se guarda tutto insieme gli attori che concorrono poi a fare del buon latte, del latte sano, secondo me ancora di spazio ce n'è. Okay. E ci sono delle iniziative di AISA più specifiche in questo senso? Allora, AISA si è tirato fuori la testa da poco, nel senso che abbiamo organizzato proprio qui nella Fiera di Cremona un evento sulla salute, un'unica salute, riferendoci alla salute dell'uomo e alla salute degli animali. È il primo di una serie, sarà il primo di una serie di eventi. Come AISA puntiamo molto alla formazione e al fatto che la filiera, compreso anche l'opinione pubblica, compreso anche il consumatore, si parli, diventi più trasparente e si crea un clima di fiducia, perché il primo, insomma, uno dei punti cardine del nostro uno dei primi obiettivi che abbiamo è quello che anche il farmaco poi da tanti messaggi che arrivano anche contraddittori non venga demonizzato assolutamente, ma ne venga preservata l'efficacia, questo sì, ma che non venga demonizzato e che non si tolga farmaco dall'armadietto del veterinario, questo è fondamentale. Un'ultima domanda, la ricetta elettronica è ormai imminente, sì. È un problema o un'opportunità secondo AISA? Secondo AISA è un'opportunità, si iniziò a parlare di tracciabilità del farmaco dal 2012 e AISA è pronta a tracciare il suo farmaco dal 2012, mettemmo con costi esorbitanti un bollino su ogni farmaco dove c'è scritto dentro, indicato dentro il sito di produzione, il numero di autorizzazioni, il lotto e la scadenza di quel farmaco lì, quindi da un punto di vista digitale noi siamo pronti da allora, ma il fatto che arrivi la tracciabilità sia accompagnata anche dalla ricetta elettronica la vediamo semplicemente come una cosa positiva che va verso la trasparenza di tutto il settore, di tutto. Quindi potrebbe essere la ricetta elettronica un antidoto alle fake news sull'abuso degli antibiotici? Sì. Bene, concludiamo con questo messaggio. Ma non solo un antidoto, anche un andare a vedere dov'è realmente il problema. Oggi non lo sappiamo. Perfetto. Oggi non lo sappiamo. Grazie Bulla, questo è un chiarimento importante su questo aspetto, perché se il problema esiste bisogna affrontarlo, però è anche vero che contemporaneamente va gestita una disinformazione che fa male a tutti. Grazie dottoressa, niente. Buon lavoro. Altre anche lei.